così vai via, non scherzare, no. Domani via, per favore, no. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. In qualche modo io dovrò restare a galla e così te ne vai. Cosa mi è preso adesso? Forse mi scriverai, ma sì, è lo stesso. Così vai via, l'ho capito, sai. Che vuoi che sia, se tu te ne vai. Mi sembra già che non potrò più farne a meno, mentre i minuti passano. Forse domani correrò dietro il tuo treno, tu non scordarmi mai. Com'è banale adesso, balliamo ancora un po', ma sì, è lo stesso. Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore bello come un bacio, bello come il buio, bello come Dio. Amore mio, non te ne andare, perché è così. No, non è giusto se è così, se te ne vai, se te ne vai, perché è così, perché finisce tutto qui, tra poco andrai, un lento ultimo oramai. So di essere matto, piangere, urlare, dire no. Non serve a niente, già lo so, è finito tutto. E se tu caso mai, ma non mi sente adesso, parliamo ancora, dai, sì, è lo stesso. Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore, ma non lo so dire. Amore bello come un bacio, bello buio, bello come Dio. Amore mio, non te ne andare, vai via così. No, non è giusto se è così. Sei bella, sai, sei bella, sai, vai via così.
finisce allora tutto qui. Fra poco andrai, un lento l'ultimo oramai. Amici carissimi del Tino e delle Erminia Carogati, buongiorno, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per il nostro tutorial del venerdì. Allora, il nostro buon Claudione, non riusciamo a stare più di un paio di mesi ad Erminia perché prudono a me le mani, a lei la gola, se non cantiamo un pezzo del buon Baglioni. Oggi si tratta di Amore Bello, è un brano del 73. Poi Erminia, ma sono sempre lì i brani. Ah! L'Erminia mi sta mostrando una cosa, interrompendo la spiegazione, ma giustamente. Bello quel libro lì, dove l'hai preso, Erminia? Su Amazon. Su Amazon, ma fammela vedere bene questo spettacolo. Anzi, ve lo faccio vedere a voi, perché io, questa è una cosa, così ti copro. Copriamo l'Erminia che t'hanno, no, voglio dire, non c'è spazio, dove sei là? Pianismo melodico e riarmonizzazione è il libro che potete, come ha detto l'Erminia, trovare su Amazon in versione cartacea o sul mio sito in versione elettronica, realizzato al solito con Giuseppe D'Amico. È un libro che ricalca veramente in maniera completa quello che ho spiegato nel videocorso, che anch'esso è reperibile su www.tinocarogati.it. Infatti che www non si dice più. Allora, detto ciò, stavo dicendo che il brano del 73 è che, Erminia, più o meno sembra farlo apposta, ma siamo sempre lì, in quegli anni lì, ma del resto la musica italiana, sappiamo che in quegli anni ha offerto canzoni meravigliose. Questo era un po' il primo Baglioni, oddio, era il suo quarto album, a dire la verità, però secondo me lui ha dato il meglio più avanti. Faceva parte dell'LP Gira che ti rigira Amore Bello, non so se l'ho detto, lo dico nel caso, e basta, direi, di andare alla tastiera a vedere questo brano, che non è semplice. È disponibile la base MIDI al solito, perché è molto lungo, dura praticamente 6 minuti, quindi non perdiamo tempo, andiamo alla tastiera a vedere questa Amore Bello. Eccomi, suono un Do maggiore perché il centro tonale di partenza è proprio il Do. Il brano poi modulerà in Re bemolle, lo vediamo come Re bemolle, non come Do diesis, per una facilità a livello di alterazioni. Re bemolle ha 5 bemolli, il Do diesis avrebbe 7 diesis, quindi meglio vederla come una modulazione in Re bemolle. E diciamo che il brano ripropone le stesse cose quando modula, però è chiaro che cambiamo il centro tonale e gli accordi si complicano un po', un pochino a livello di voicing e quant'altro. Questo è il Do centrale. I BPM sono 58 e il brano comincia, e peraltro poi chiuderà con una intro che fa così. Fermo e la spiego, come anche poi proseguirà all'inizio della strofa. Abbiamo un'alternanza dei 3 accordi maggiori armonizzati sulla scala, in questo caso di Do. Quindi primo grado, quarto grado, quinto grado, quindi Do, Fa e Sol. Quindi possiamo anche partire appoggiandoci con un Do preso sopra il Do centrale. Quindi Sol Do Mi, facciamo proprio cantare il Mi, perché in realtà la melodia è pa 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 pa. Questa sarebbe la melodia. Quindi la accompagniamo alla nostra melodia con le note rimanenti dell'armonia, che di volta in volta logicamente cambia. Quindi dicevo, partiamo con un Do. E dopo questo Mi Re Do andiamo a suonare il
do al canto, ma questo è un fa con pedale di do, eh? La manosfinista seguiterà a suonare il do per tutta la intro, quindi do si la sol, dovendo far cantare il sol ci spostiamo e prendiamo questo voicing relativamente al sol, si re sol, quindi oh fa mi fa, stavolta canterà il fa, infatti siamo in armonia di fa, lo prendiamo così proprio in maniera classica e canonica intorno al do centrale, la do fa, do re mi, e quindi adesso a questo punto ricanta il mi e prendiamo il do nella sua posizione più corretta, sol do mi, ritorniamo su e replichiamo quello che abbiamo appena fatto. Vai Erminia. Così vai via, non scherzare, no. Domani via, per favore, no. Ci fermiamo. Ci fermiamo perché questo possiamo considerare la strofa e quello che sta per arrivare il ponte. Quindi dicevo che ci alterniamo con primo, quarto e quinto grado, do, fa e sol. Così vai via, fa. Cosa dice? Non scherzare. Faccio na na al solito, na 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 na. Quindi do, fa, sol, fa e do. Mentre adesso ci sarà una pausa melodica, andiamo a riproporre la stessa progressione praticamente. Fa, sol, fa, do, vai da da da, fa, da 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 da. Andiamo ad appoggiarci adesso su un mi settima con la quinta al basso, il si. Lo prendo così, per non far cantare la settima che non mi piace, vado ad aggiungere al voicing. Proprio la fondamentale, andiamo a triplicare in pratica il mi, anzi no, dico una stupidaggine perché il mi in questo caso non c'è al basso, quindi a maggior ragione dobbiamo suonarlo questo mi. Andiamo sul la minore, accordo seguire un mi minore con il sol al basso. Adesso andiamo avanti, possiamo anche, anzi riprendo così l'Erminia ha più, come dire, rincorsa per andare su quello che sarà appunto il ponte. Fa, sol, fa, do, da, 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 fa, mi con la quinta al basso, la minore, mi minore con la terza al basso, vai Erminia. Devo convincermi. Vedete quanto è lungo questo ponte. Del resto non c'è un altro momento in cui questa progressione viene spezzata, quindi io direi consideriamo o tutta una strofa oppure quel pezzettino iniziale giocato sul primo, il quarto e il quinto grado come strofa e poi appunto il ponte. Ponte che dicevo, eravamo arrivati al mi minore con la terza al basso. Da 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 devo con vi fa, da 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 sol. Mettiamo una nota di passaggio tra il sol e l'accordo a seguire che è un mi minore e sarà un fa. Dai, da, da. Mi minore settima, lo sto prendendo con le dita forchetta. Dai, da, 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 da. Così sono comodo a prendere l'accordo seguente che è un la minore settima. Vedete quanto è facile. Se io prendo il mio mi minore, mi, re, sol, poi mi, sol, re, sol, pardon. Poi mi sarà semplicissimo prendere sol do sol con basso di la per realizzare il mio la minore, settima. Quindi ta da 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 mi minore, ta da 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 da.
andiamo ancora sul fa, ta da 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 da, ora sul sol, ba ba da. Andiamo a suonare un sol diesis diminuito, eccolo qua, le nostre belle terze minori che vanno a comporre l'accordo di sol diesis diminuito, ma che altro non è, lo sappiamo, è una dominante impropria, questo starebbe a significare un mi settima non la bemolle, ma preso logicamente con il basso di sol diesis, lo chiamiamo sol diesis diminuito. Ta-da-da, la minore, scende il basso al solito, è baglionata classica, andiamo ancora sul mi minore con la terza al basso, fa, ta-da-da-da-da, sol, ancora il mio nostro mi minore settima, pa-da-da-da-da, la minore settima. E ora qui diamo questi due appoggi su ogni accordo, ta da 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 da, il primo è un fa, ta da 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 da, il secondo è un do con il mi al basso. Bello se inseriamo la nona, di modo che prima facciamo cantare, suoniamo, inseriamo questo re e poi andiamo a chiuderlo sul do. Ba da da da, andiamo sul re minore, ba ba da 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 da, la minore, magari possiamo fare questa ba 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 fa. Adesso, se non sbaglio, questa è una, come dire, una finezza, dovremmo andare su un do con il sol al basso, quindi un sol undicesima. Vado a fare questi appoggi, ma sono tutti rivolti di fa. Stai ponte, Erminia, che adesso riattacchiamo con la seconda strofa che sarà identica e il secondo ponte. Potevi anche continuare, anche perché appunto la strofa, a parte l'ultimo accordo, adesso lo vediamo, che propone non quel do con basso di sol, ripeto, sono finezze che possiamo anche, voglio dire, passarci anche sopra, nel senso che questo do che va a precedere il sol undicesima, che andrà a lanciare l'inciso, questa volta nel disco viene preso con la fondamentale al basso, ma sì, è lo stesso sol undicesima, lo chiudiamo questo sol undicesima con la triade di sol amore, e c'è questo da fare che lancia l'inciso sol, abbiamo un fa con il la al basso, un sol con il si al basso, amore bello, e siamo sul do a fare l'inciso. Allora Erminia, faccio questo, vai Erminia. Erminia, che se no diventa troppo lungo questo inciso, potremmo quasi vederlo come appunto suddivisibile in due parti. Allora, abbiamo detto questa progressione a salire sol, fa, sol, do,
andiamo appunto sul Do primo degli accordi di un inciso. Amore bello, Do triade, ta-da-da-da, e il Do diventa settima con la settima al basso, è quanto mai classica del nostro Claudio, che scende, va sulla Fa con la terza al basso, poi scende ancora, va sul Fa minore con la terza al basso, e scende ancora, va sul Do con il Sol al basso, scende ancora per andare sul Re con la terza al basso. È una progressione vista e rivista, Te ne andà, questo è un re con la terza al basso, lo ribadisco. Dai, dai, da, da, da. Sol undicesima, chiudiamo sul Sol e replichiamo la progressione di prima. Dai, da, dai, da, da, da. E anche l'inciso si ripete: Fa con minore con la terza al basso, Sol con basso, Do con basso di Sol, Re con basso di Fa diesis, Sol undicesima, chiudiamo sul Sol, vai Erminia. Perché è così? No, non è giusto se è così. Se te ne vai, se te ne vai. Perché è così? Perché finisce tutto qui? Ecco, fermiamoci qui ad analizzare questa seconda parte dell'inciso. Adesso ci sarà una ripresa vaga di quello che è l'introduzione e poi si modulerà. Allora, dai, da, 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 eravamo arrivati qui, dove dobbiamo andare a suonare un Fa major 7. Suoniamo la Do Mi con la destra, li manteniamo anche nella corda a seguire, che è un Fa diesis semi diminuito. Dai, da, da, da. Da 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 da, Do con basso di Sol. Questo Fa diesis diminuito. Quindi un accordo di questa specie costruito sul quinto grado bemolle o sul quarto diesis, possiamo vederlo come vogliamo. Sappiamo che è una situazione che troviamo spesso in musica. La prima volta l'ho detto, avrai, piuttosto che altri brani. Just the way you are, per esempio. Cioè ci imbattiamo in un accordo che dovrebbe, ed è quello che accade normalmente, dare origine ad un movimento secondo, quinto, primo, che chiude in minore. Fa diesis semi diminuito, si settima, mi minore. Ma questo non accade su questo specifico grado, perché vuole essere un po' un accordo cuscinetto tra la discesa al Fa, generalmente major 7, cioè una situazione di questo genere, oppure come accade qui, si parte dal Fa major 7, dai, da, 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 il nostro Fa diesis semi diminuito, dai, da, 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 e poi si sale sul Sol. Generalmente il semi diminuito in questa posizione o scende sul Fa o sale sul Sol, cioè il quinto grado bemolle sale sul quinto o scende sul quarto. Difficilmente, ma può capitare, dà origine a un movimento secondo, quinto, primo. Può accadere, però, una cosa piuttosto lunga, a meno che siamo ci si imbatta in questo genere di progressione. Allora, torniamo al brano, alla seconda parte di questo inciso, che ci vede suonare appunto un Fa major 7, da, 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 seguito dal Fa diesis semi diminuito, quindi la destra rimane a suonare la Do Mi, da, 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 da. Eccoci sul Do con il Sol al basso, da, 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 da. Ho suonato un Sol undicesima, ma si potrebbe anche mettere tranquillamente un Re minore, da, un Sol settima, e qui andiamo a creare un 2-5-1, da, 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 da. Da, 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 da. Andiamo sul Do. Adesso qui c'è nella realtà nel disco tanta 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 ta, una cosa di questo genere, semplifichiamola facendo una progressione di questo genere. Siamo sul Do appunto, Re minore settima, Do con la terza al basso, quindi saliamo con la mano sinistra, pa, 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 e qui
Questo do diventa dominante secondario, allora andiamo a settima con l'aggiunta del si bemolle. Ritorniamo sul nostro fa maggiore 7, riproponiamo il fa diesis semidiminuito. Do con il sol al basso. Sol undicesima, che chiudiamo. Lo sto prendendo con l'aggiunta del re, ma sappiamo che non cambia niente. Chiudiamo sul sol, dicevo, un lento l'ultimo oramai. Chiudiamo sul do, dove andiamo a fare appunto, riproponiamo le armonie della into, quindi do. Anzi, lo facciamo, un lento l'ultimo oramai, prima lo suono. Sente, no, ho detto tutto che devo parlare, guardare, sentire lei. Fermati, donna, basta lì con sto baglione che gatirà il cucciuc. Allora, scherzi a parte, andiamo a vedere che cosa succede appunto. Come dicevo, tra le due modulazioni, prima della modulazione, la modulazione è una sola. Andiamo a suonare appunto do, arpeggiamo, do. Sol, fa, do minore. Vedi come io sto usando un pedale di do, quindi sto fermo a livello di mano sinistra, ma con la voce ho cantato i bassi degli accordi, le fondamentali di quelli che sono gli accordi. Do, fa e sol. Do, fa, sol, fa, do minore. Grande esercizio questo. Do minore settima, bello questo inserimento di un do minore che precede un la bemolle preso con la terza al basso che ci consente di modulare il re bemolle. Molto bello. Eccolo qui, il la bemolle con la terza al basso. Giunti in re bemolle, non c'è più di voce, quindi, perché questo tutorial qua lo sapevo che sarebbe stato lunghissimo. Allora, re bemolle. Andare a suonare, cercare di suonare. Le note sono sempre quelle, fa mi bemolle, re, ma le armonie continuano a cambiare. Da prima un re bemolle, primo grado. Sol bemolle. Un la bemolle, dove però cerchiamo, in pratica lo rendiamo un la bemolle sesta con il re bemolle al basso, perché questo dobbiamo far sentire. Quindi un mi bemolle minore, visto così settima, con il re bemolle al basso. Perché mi bemolle? Perché il canto deve suonare a mi bemolle, altrimenti sarebbe un sol bemolle. Ma in buona sostanza andiamo a suonare tutti i tasti neri in questo frangente. Chiudiamo sul re bemolle, riproponiamo il quarto grado, cioè il sol bemolle, la bemolle, sol bemolle, e torniamo in re bemolle. Non proprio suonare questo sul re bemolle. Fammi fare... a livello di re bemolle, però siamo in sol bemolle con re bemolle al basso. Allora,
arrivati sul sol bemolle, suoniamo re, mi, fa, mi, re, il re bemolle. Ma sul fa, siamo in armonia di fa settima, presa con il do al basso. Andiamo sul si bemolle minore, da prima, scendiamo col basso a realizzare un si bemolle minore settima e andiamo sul sol bemolle. Da 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 da, la bemolle, passing note, il sol bemolle a raggiungere un fa minore settima. Ba 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 ba, stesso discorso di prima, se prendiamo il fa minore settima con le dita sulla forchetta, la bemolle, mi bemolle, la bemolle. L'accordo a seguire che è un si bemolle minore settima, mi vedrà, non mi muovo, vedete? Ma non mi muovo nemmeno con la sinistra, perché naturalmente utilizzando la sostituzione delle dita, io prendo con l'ottava il fa, vado sul si bemolle con il mio terzo dito. Quindi questo movimento è questo. Addirittura io non faccio, non ribatto nemmeno il la bemolle. Se lo lascio giù, rimane nell'aria questo la bemolle. Naturalmente il pedale lo sollevo, perché le armonie sono diverse, ma mantengo premuti i due la bemolle, di modo che la sonorità del mio la bemolle rimane anche sul re bemolle, sul si bemolle. Lo sentite? Bo, 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 questo è la bemolle. Dicevo, prendo il si bemolle col terzo dito, poi se voglio raggiungo la mia ottava con la sostituzione. Sostituisco il terzo dito col pollice. Si bemolle minore, ancora si bemolle minore con la settima al basso. La cosa si ripete. I due appoggi sul sol bemolle. I due sul re bemolle con la terza al basso. E la nona giunta, insomma, le no facili, che brano chi è, ma sappiamo bene che quando parliamo di quell'uomo qua, brani semplici non ce n'è, brani lunghi, modulazioni, terzi al basso, undicesime, seste, e chi ne ha più ne mette, Erminia, sono stufo, andiamo avanti, allora, poi mi fermo, non so più dove, allora, bye ba 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 ba. Sì, ero sul re bemolle con la terza al basso, la nona giunta, quindi preso con le dita a forchetto, la bemolle, mi bemolle, la bemolle, mi bemolle, lo chiudiamo sul re bemolle, ba, 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 mi bemolle minore, settima, ba, 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 ba. Andiamo sulla triade di si bemolle minore, magari anche qui una passing note tra il si bemolle e il sol bemolle, andiamo a ripetere gli appoggi, ba, 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 ba. Stavolta il re bemolle non lo prendiamo con la terza al basso ma con la fondamentale, ma si è lo stesso, la bemolle undicesima, triade di sol bemolle, basso di la bemolle, la bemolle amo, non se ne che cacchia, non mi bemolle, ma no, papa, un sol bemolle con la terza al basso, la bemolle, quindi progressione del basso, la bemolle, si bemolle, do, re bemolle, e gli accordi sono la bemolle, sol bemolle con la terza al basso, eccomi qua a prenderlo, la bemolle con la terza al basso, amore bello, ti eri fermata qui Erminia? Sì. Vai e riprendi. Amore bello come il cielo bello, thank you.
dove eravamo arrivati con la spiegazione. Dai, da, 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 credo che fossimo arrivati qua. Ma rivediamo tutto. Amore bello, re bemolle, no, infatti, re bemolle, settima col basso, quindi di do bemolle, non chiamiamolo sì, per carità. Dai, da, 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 sol bemolle con la terza al basso. Basso scende, sol bemolle minore con la terza al basso. Vai, da, 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 re bemolle. Con il la bemolle al basso, la sua quinta. Ba, da, mi bemolle con la terza al basso. Da, 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 da. La bemolle undicesima, lo chiudiamo sulla triade e facciamo la progressione. Ba, 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 che appunto consta di la bemolle, sol bemolle con la terza al basso e quella che abbiamo fatto prima. La bemolle con la terza al basso, da 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 da, andiamo a ripetere, andiamo un po' veloce, se no finisce un piri, da 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 da. Eccoci a riproporre adesso il semi diminuito di cui vi ho parlato prima. Prima però c'è un sol bemolle major 7, vai, mani che non si muove, meno la destra non si muove, si muove la sinistra e suona un basso di sol, vai, da, 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 re bemolle con il la bemolle al basso. Io che ci ho picchiato nel giornata perché quando ci vuole ci vuole, vai, da, 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 movimento 251, mi bemolle minore settima con dita forchetta, mi sposto di un pelo a suonare un la bemolle settima, vai, da, 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 re bemolle, mi bemolle minore, re bemolle con la terza al basso, re bemolle settima, quella fondamentale al basso, quindi la settima la mettiamo qui stavolta. Dai, da, 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 sol bemolle major 7, stessa roba di prima, saliamo a suonare il nostro sol semi diminuito, re bemolle con la quinta al basso. Dai, da, da, da. Qui possiamo ottenere il pedale di la bemolle, cambiamo naturalmente il voicing della destra che ci vedrà suonare un sol bemolle a realizzare un la bemolle undicesima. Dai, da, da, da. Chiudiamo sulla triade, da, 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 da. Andiamo a ripetere quello che abbiamo fatto in do in re bemolle, quindi partiamo da un re bemolle. Sto a spiegarlo, ve lo faccio lentamente. E chiudiamo, con un re bemolle, magari ad 9 perché non al solito. È brano veramente lungo, impegnativo, eh? Tra l'altro non l'ho mai reputato uno dei più bei brani di Baglioni, ma certamente a quell'epoca ebbe un grandissimo successo e appunto diede, secondo me, forse il brano che diede il là a un grande successo di Baglioni, che penso poi propose l'album seguente, credo che fosse E tu, brano che peraltro abbiamo fatto. Basta, parli più, non parlo più, perché anche perché non ne ho più, cara Erminia, qui la cosa va così. Va bene, grazie per essere stati ad ascoltarci, vi diamo l'appuntamento venerdì prossimo, a presto, con il Tino Carogati.